Tamponamento fra tre vetture in declassata al soccorso, lunghe code e disagi per un'ora. Piazza Duomo piena di camicie azzurre per la messa conclusiva del raduno regionale di Lupetti e Coccinelle. Zenit sconfitta per 3-1 sul campo del Castelfidardo, la Serie D può arrivare solo attraverso il ripescaggio. Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato. In primo piano l'incidente avvenuto questa mattina attorno alle 10 in declassata al soccorso con lunghe code e disagi per circa un'ora. Il tamponamento tra tre vetture è accaduto proprio nel cavalcavia dove c'è la strozzatura. Durante i soccorsi e i rilievi è stato approntato il senso unico alternato. Un incidente alla strozzatura del soccorso ha provocato lunghe code e disagi stamani in declassata in entrambe le direzioni per circa un'ora. Il sinistro, verificatosi intorno alle 10:15, ha coinvolto tre vetture. Si è trattato di un tamponamento tra un grosso furgone refrigerato, una Fiat Panda ed una Tipo che procedevano verso Pistoia. Ad avere la peggio è stata la conducente della Panda, una dipendente di Consiag Servizi al volante dell'auto aziendale, che è stata tamponata bruscamente dal furgone subendo un colpo di frusta. La donna, 42 anni, a cui è stato applicato il collare cervicale, è stata portata in codice giallo all'ospedale di Prato da un'ambulanza della Misericordia. L'altra ambulanza della pubblica assistenza, inviata dal 118 per le cure al conducente del furgone, è invece rientrata in sede perché il trentenne non ha riportato ferite di rilievo e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Prato per i rilievi del caso e per gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso e pulizia dell'asfalto, queste ultime effettuate da ANAS competente sull'arteria. Il traffico sul viale Leonardo da Vinci, che in quel tratto è già ristretto ad una sola corsia per senso di marcia, è stato fatto scorrere a senso unico alternato, con inevitabili code e disagi in entrambe le direzioni, fino alla riapertura a doppio senso avvenuta attorno alle 11:20. 40 minuti per fare neanche un chilometro. Già è complicata a cose normali, quindi oggi è abbastanza lunga. E per lavoro fa spesso questo tratto? Sono spesso in Toscana e capita spesso di fare questa strada qui, però è molto trafficata. C'è un progetto anche per raddoppiare questo tratto con un tunnel, 3 anni di lavoro stimati, viabilità alternativa, il cantiere dovrebbe partire all'inizio del prossimo anno. Speriamo bene perché sarebbe ora, io sono più di 20 anni che passo di qua e 20 anni è sempre la stessa coda, dalla mattina alla sera. D'incidente in incidente perché un altro sinistro è avvenuto ieri sera in via Roma poco dopo le 23. Un ciclista è rimasto ferito, l'uomo era in sella alla bici quando è stato investito da un'auto. Secondo una prima ricostruzione la vettura proveniva da via Pomeria e stava svoltando in via Roma mentre la bici arrivava da Porta Santa Trinita. Nell'urto il ciclista ha riportato ferite serie ed è stato trasportato a Careggi in codice rosso. Sul posto è giunta la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento, si è chiuso con una messa in Piazza Duomo il raduno regionale dei Lupetti e delle Coccinelle della Gesci Toscana. Oltre 2500 tra bambini e capi hanno partecipato al grande evento che si è svolto per 3 giorni nella nostra città. Seduta in prima fila in mezzo ai piccoli scout anche la sindaca Ilaria Bugetti alla sua prima uscita pubblica con la fascia tricolore. Una piazza piena di camicie azzurre, festanti e sorridenti, nonostante il primo caldo dell'estate, ha fatto da cornice all'ultimo appuntamento del raduno dei Lupetti e Coccinelle degli Scout Agesci della Toscana a Prato. In 2500 tra bambini e capi hanno partecipato alla messa conclusiva del grande evento regionale, presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini con l'altare posto davanti alla cattedrale. Per 3 giorni Lupetti e Coccinelle, bambini e bambine scout dagli 8 agli 11 anni, hanno invaso la città per vivere insieme attività e laboratori dedicati al valore delle buone azioni, il gesto di cortesia tipico dell'educazione scout. E proprio sulla buona azione il vescovo ha incentrato l'omelia. Proviamo a tenerla a mente questa frase: se fai le cose belle con gioia, fai il bene e lo fai bene.
sempre, con tutti, non una volta ogni tanto, non occasionalmente, ma ordinariamente. Seduta in terra in mezzo ai bambini c'era la sindaca Ilaria Bugetti, alla sua prima uscita pubblica con la fascia tricolore. L'impronta che voi lasciate a Prato oggi è una bella impronta, che sa di buono e sa della costruzione di ponti di pace. Al termine della messa gli scout hanno donato alla neosindaca una pianta di melograno per il palazzo comunale, il cui frutto è composto da tanti piccoli semi che insieme lo rendono buono e gustoso. Un grande grazie alla città per l'accoglienza e la collaborazione, ha chiuso l'evento regionale. Passiamo adesso all'economia con il nuovo bando per l'innovazione digitale e l'efficienza energetica delle imprese. La Camera di Commercio mette per adesso a disposizione 255.000 euro per sostenere le aziende di Prato e Pistoia. Ammontano a 255.000 euro le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Pistoia Prato per sostenere progetti di innovazione digitale e di efficientamento energetico di micro, piccole e medie imprese delle province di Pistoia e Prato. Il nuovo bando a sostegno della digitalizzazione impresa 4.0 e della transizione energetica prevede un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 5.000 euro. È prevista una premialità per le imprese dotate di rating di legalità. I progetti devono superare un importo minimo di 3.000 euro ed essere già conclusi al momento della presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio scorso e si suddividono in due linee di intervento. La prima linea sarà quella classica, presentata anche negli ultimi anni, che va a finanziare interventi di digitalizzazione, soprattutto di digitalizzazione legato alle tecnologie abilitanti Industria 4.0. Ma ci sarà una nuova linea che invece va a finanziare, a dare un contributo alle imprese che attraverso attività di consulenza si attivano per prepararsi a inserire nell'impresa tecnologie di raccolta dell'energia elettrica attraverso fonti rinnovabili, oppure per quelle imprese che vogliono aderire alle comunità energetiche rinnovabili. Quindi si va a finanziare servizi di consulenza per la realizzazione di audit energetici o simili. Le domande potranno essere presentate dalle ore 18 del 1 ottobre prossimo fino al 29 ottobre. Giovedì 27 giugno dalle 12 alle 13 si terrà la presentazione online del bando. È possibile partecipare all'evento compilando il modulo di iscrizione presente sul sito della Camera di Commercio www.ptpo.camcom.it. E adesso lo sport calcio, la Zenit Prato dice addio ai sogni di gloria dopo il ritorno che l'ha vista sconfitta 3-1 sul campo del Castelfidardo. Per la promozione in Serie D resta adesso in piedi l'ipotesi del ripescaggio. Il servizio è di Massimiliano Masi. Niente da fare. Il sogno della Zenit Prato di centrare sul campo la promozione in Serie D si infrange allo stadio Mancini di Castelfidardo, dove la squadra del tecnico Simone Settesoldi viene superata per 3-1. Una sconfitta che brucia, maturata in un avvio di gara davvero shock. Passano appena 18 secondi e il Castelfidardo passa in vantaggio con questa battuta dalla distanza di Evangelisti che beffa Brunelli. È 1-0 Castelfidardo. La Zenit accusa il colpo e il Castelfidardo aumenta i giri al proprio motore. Al 14esimo il raddoppio dei marchigiani con il colpo sotto misura di Braconi. La squadra di Settesoldi prova a replicare con Falteri, ma è poca cosa, mentre il Castelfidardo si divora la terza rete con Nana Pere che fallisce sotto misura. Primo tempo da incubo per la Zenit Prato. Nella ripresa la partita cambia inerzia. Al minuto 16 Cannoni entra in maniera scomposta su Falteri e si merita il cartellino rosso. Espulsione diretta, Castelfidardo è in 10 uomini. La Zenit ne approfitta e riesce a realizzare la rete che pareggia i conti nel computo delle due sfide con il colpo di testa del difensore Cela.
2-1. La Zenit potrebbe pareggiare con Falteri, ma il portiere Sarti disinnesca. Il Castelfidardo, in inferiorità numerica, trova la rete promozione con questa conclusione dalla distanza di Miotto. 3-1 per i marchigiani. Ho messo la partita su quelle erano le loro caratteristiche, sulla cazzima, sulla cattiveria. Noi non abbiamo reagito a questa situazione, siamo andati subito sotto perché avevano qualcosina forse più di noi a livello di cattiveria. Poi in realtà la partita è svoltata, io ero molto fiducioso che la squadra venisse fuori e secondo tempo abbiamo fatti 2-1 e poi però questo gol da 30 metri ci ha un pochettino tagliato le gambe, l'abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo fatto un altro palo in Ciravegna, abbiamo fatto un paio di occasioni e la differenza per questa Serie D sono stati forse i tre pali, due dell'andata più questo, non ci hanno dato la soddisfazione di andare direttamente in Serie D. L'assalto finale della Zenit è da infarto. Prima un salvataggio della difesa del Castelfidardo su Moretti, successivamente il palo in mischia colpito da Ciravegna, mentre nel finale Sarti devia il colpo di testa di Mariani. Finisce 3-1 per il Castelfidardo che festeggia la promozione in Serie D, mentre la Zenit esce con l'onore delle armi e si adopererà per la richiesta di ripescaggio. Ripescaggio sì, anche se insomma ci sarebbe piaciuto vincerlo sul campo, però ripeto, il percorso è stato importante, quindi penso che sia la società che tutto l'ambiente se lo merita. L'ipotesi che Prato possa avere due squadre in Serie D la prossima stagione comincia a prendere forma. Adesso la pallavolo, perché il pratese Alberto Caselli e la nazionale italiana sordi di volley vanno alla ricerca della quarta medaglia consecutiva nelle competizioni internazionali. La comitiva azzurra tenterà di centrare l'obiettivo ai campionati mondiali in programma dal 20 giugno ad Okinawa, in Giappone. Sono 8 le pretendenti al titolo, vinto dalla Russia 4 anni fa. Nel girone dell'Italia per la prima volta ci sarà l'India, poi gli Stati Uniti e la Turchia. Per Alberto Caselli, il reduce della stagione al volley vintage, sarà un finale di prestigio. Obiettivo per il 2025 la convocazione per le Olimpiadi che si disputeranno nel mese di novembre, ancora in Giappone, ma stavolta a Tokyo. E adesso le previsioni meteo, come sempre, a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. L'animazione satellitare ci mostra un flusso di correnti umide che interessa l'Europa centrale, tuttavia una depressione andrà approfondendosi sulla penisola iberica richiamando masse d'aria molto calda nei prossimi giorni verso l'Italia e quindi anche verso la Toscana. Le condizioni meteo attese per la giornata di oggi: cielo ovunque sereno, ventilazione debole e variabile, mari poco mossi, temperature massime in aumento con punte di 31, localmente 32 gradi nelle zone interne di pianura. Per quanto riguarda la giornata di domani, consolidamento dell'alta pressione con cielo sereno fin dal mattino, ventilazione debole, mari poco mossi, temperature minime in aumento rispetto ad oggi. Nel pomeriggio ovviamente poco cambierà, condizioni anticicloniche con debole ventilazione meridionale, mari poco mossi, temperature massime in aumento con punte di 33-34 gradi nelle zone interne di pianura. Bene, con questo ho concluso. Buona giornata a tutti. Siamo in conclusione, vi lasciamo alla serie TV Le avventure della famiglia Robinson, a seguire alle 15.15 la telecronaca integrale della partita di calcio Castelfidardo-Zenit Prato. A voi tutte e tutti grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.